Giovanni Coppo, perché nell'era di internet ci si ritrova ancora in una fiera? Diciamo che su internet, oramai su YouTube o sui vari siti delle case costruttrici di attrezzature e mezzi agricoli, si può avere un'idea a 360 gradi di qual è il parco macchine disponibile non solo per la risicoltura, ma per tutta l'agricoltura a livello mondiale anche. Alla fiera in campo si ha la possibilità unica di vedere direttamente dal vivo queste macchine, sia nell'esposizione statica che soprattutto dal vivo lavorare alle prove in campo.